Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 327. L'idea su cui andremo a lavorare oggi è la seguente. Non devo fare altro che chiamare e tu mi risponderai. Non mi si chiede di accettare la salvezza sulla base di una fede non confortata, poiché Dio ha promesso che udrà il mio richiamo e mi risponderà egli stesso. Che io impari soltanto attraverso la mia esperienza che questo è vero. E la fede in lui mi arriverà certamente. Questa è la fede che durerà e mi porterà sempre più avanti lungo la strada che porta a lui, poiché così sarò certo che egli non mi ha abbandonato e continua ad amarmi, aspettando soltanto il mio richiamo per darmi tutto l'aiuto di cui ho bisogno per venire a lui. Allora, non devo fare altro che chiamare e tu mi risponderai. Allora, questo esercizio continua e si conclude con una piccola preghiera che dice così: Padre, ti ringrazio del fatto che le tue promesse non verranno mai disattese nella mia esperienza, se soltanto le metto alla prova, che io cerchi dunque di metterle alla prova senza giudicarle. La tua parola è una con te, tu dai i mezzi tramite i quali arriva la convinzione e alla fine si ottiene la certezza del tuo durevole amore. Quindi non devo fare altro che chiamare e tu mi risponderai. Questa è l'idea su cui dobbiamo contemplare oggi, dare il tempo necessario e riflettere su quest'idea. Perché se non ci ha mai lasciato, se è sempre stato con noi, se noi siamo avvolti del suo amore, se siamo dove lui ci ha messo e così via, tutto quello che ci ha detto finora al corso, quindi dobbiamo riflettere su quello che ci dice ogni idea. E guardate che più si va verso la fine, più ci deve essere questo cambio di percezione. Allora io mi fermo qui, vi aspetto domani con la prossima lezione e vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti voi, a domani.